Il Cremlino dice che all'Ucraina manca totalmente la volontà di continuare i colloqui di pace e chiede di inserire il battaglione Azov nella lista dei terroristi e intanto il Parlamento russo valuta il ritiro dall'OMS. Mosca avverte non saremo i primi a lanciare un attacco nucleare, convoca l'ambasciatore italiano per comunicare le misure adottate in risposta all'espulsione dei diplomatici russi, si va verso l'espulsione di 24 diplomatici italiani. Secondo l'intelligence ucraina, gli occupanti russi si rifiutano sempre di più di rispettare gli ordini del comando di condurre azioni offensive sul territorio ucraino.